Vedete che questi qua sono, è come una disco dove ci sono gli armor stand ballerini. Si muovono, si fermano, si muovono, si fermano. Tutti in Super 7 oggi guarderemo una creazione che ho fatto, che sarebbe una miniera che si genera da sola e continua a essere ogni volta cambia. Quindi questo qua è il nostro contenitore, diciamo, facciamo vedere che questo qua sia una bella foresta, una pianura, e ecco, adesso vi sto già facendo vedere come funziona. Comunque adesso risetto tutto perché bisogna attivare questa leva per farlo funzionare. Quindi prima di tutto vi faccio vedere come funziona. Allora, c'è MK Fan che non so cosa stia facendo lì, così rompe tutto. Ok, allora salgo qua sopra e quando tiro questa leva ci sono un po' di comandi che si azionano e vedete che qua iniziano tutti a formarsi degli armor stand che mettono dei blocchi e creano una miniera, però si muovono in modo casuale e quindi mettono i blocchi anche loro in modo casuale. Quindi questo qua dobbiamo coprirlo. Allora, adesso vi faccio vedere come funziona. Inizieranno a riempire tutti i buchi e vedete che sono in game mode 3, dentro non c'è niente, non ci sono buchi dentro, tranne questa cosa qua che non so che ci sia. Probabilmente MK Fan ha fatto qualcosa di strano. Comunque, se premete il bottone si diventa tutto vuoto qua. Comunque, una volta che diventa piena, se ce lo fa vedere, tolgo il bottone. Vediamo, qua iniziano, ci mette un po' a riempirsi. Posso dire anche che se andate qua sotto a vedere la miniera, è una miniera anche fatta abbastanza bene, nel senso che c'è un po' di carbone alla superficie. Poi più si scende si può iniziare a trovare ferro. Poi se si scende ancora un po' si può iniziare a trovare oro. Adesso sta diventando tutto scuro. Aspettate che prendo una torcia. Ok, la metto qua. Allora, vedete che adesso c'è anche oro. Poi si inizia a trovare, più si scende, anche diamanti. E poi si arriva allo strato finale, che è questo qua, dove è stone, come avete visto prima. Comunque, se più scendete, più si trovano cose preziose. Ovviamente anche il ferro e il core si troveranno qua sotto. E se volendo si può anche togliere questa cosa, è abbastanza facile. Quindi sì, questo qua era quello che volevo farvi vedere. E se volete potete continuare a guardare il video, che durerà un po' adesso. Vi spiego velocemente come funziona questa creazione qua. Se io tiro la leva in questo momento, vedete che qua si riempirà il buco, però quello che ho fatto sottoterra rimarrà comunque aperto. Quindi vedete che non riempie questa zona, non riempiono questa zona qua. Allora, adesso possiamo passare alla spiegazione. Credo qua. Quindi adesso ho svuotato tutto. Vedete che gli armor stand hanno gravità, quindi cadono fino in fondo. Si può anche metterli invisibili. E gli elmetti servono che questo qua è quello che genera oro. Questo è quello che genera diamanti. Questo genera coal. Mentre questi qua, che non hanno nessun elmetto, generano stone. Allora, adesso posso farvi vedere come funziona. Ognuno di questi armor stand ha un tag diverso, perché non è che posso fare che a dipendenza di a chi dai l'elmetto o a chi non lo dai. Sì, si può fare, però è un po' complicato. Però è semplice, basta dargli un tag. Questo qua ha tag, si chiama stone. Questo qua iron, diamond. Potete dargli qualsiasi tag, però l'importante è che alla fine mettiate quel tag qua sotto con il corrispettivo, vedete, tag uguale call e call or. Quindi più una spiegazione di comando adesso. C'è questo qua che è quello essenziale, che porta in giro gli armor stand e crea l'effetto random di come si genera la miniera. Quindi questo qua gli porta caso, questo qua è un comando che porti, teletrasporta qualsiasi entità casualmente in una zona che si vuole, che si può scegliere. Quindi io ho fatto che il centro di questa zona, visto che ha un centro, che si trova qui. Allora, il centro è questo qua. Questo qua. Quindi io ho scelto queste coordinate qua con soltanto coordinate X e Z. Ok, adesso ho fatto uno screenshot, non devo farlo. Comunque, coordinate X e Z sono qua, la Y non serve. Ok, così non devi attivare la leva. Vabbè, comunque potete notare che sono 1, 2, 3, 4. Anche qua 1, 2, 3, 4. Allora, questa qua è la linea. Quindi abbiamo detto che fino ad ora questa qua è la linea che teletrasporta gli armor stand in giro, e questa qua è la linea che fa funzionare gli armor stand e che quindi dice che esegui su
tutti gli armor stand, tutte le entità che si chiamano mine, e tutte le entità che hanno, che si chiamano sia mine e che abbiano anche il tag che si chiama stone. Quindi tutti gli armor stand in cui ho dato il tag stone, e adesso vi faccio vedere il comando. Il comando è semplicissimo, basta fare scoreboard, era scoreboard players, poi tag, poi dovete scegliere cosa volete dare il tag, quindi caccio la E, type uguale armor stand, R uguale 1, oppure fate name uguale mine, perché mine è il nome della miniera, quindi non è obbligatorio, dipende da come lo chiamate l'armor stand. E poi, ecco adesso ho sbagliato, dovete fare add e poi mettete il nome del tag. Questo qua è il nome che avrà il tag dell'entità a cui avete scelto. Quindi adesso vi ho fatto vedere come dare un tag agli armor stand, e poi quello che deve eseguire sono tutti uguali questi comandi, solo che questo qua è per quello, lo tag stone, tag ore, coal ore, cioè questo qua iron, gold e diamond. Quindi questi qua sono tutti gli armor stand con i loro blocchi che generano, e questo qua, e quindi deve eseguire di mettere blocco su se stesso, che sarebbe la parte inferiore dell'armor stand, e deve mettere un iron ore, ad esempio qua un iron ore, qua deve mettere un coal ore, che sarebbe il carbone, e eccetera, per tutti i minerali. Poi invece questo qua sarebbe per non rompere il meccanismo, perché se io lo lascio così, questi qua continueranno a generare fino ad arrivare al cielo, al limite del 255, mi sembra il loro limite, continueranno a generare una miniera, quindi noi non vogliamo che arrivi fino lì. Quindi il fatto che da qua fino a qua viene messa, rimpiazzato tutto il diamond ore, coal ore eccetera, e viene messa dell'aria, e vengono rimpiazzati con dell'aria proprio in questo modo qua. Quindi ho fatto uno per uno, li ho messi tutti uguali i comandi, solo che qua mettevo 0, poi replace stone per rimpiazzare la stone che saliva fino a questo livello qua. Infatti se lo attivo col pezzo di stone dovrebbe andare via, ecco vedete. Adesso questo qua lo dobbiamo far cadere perché non mi piace averlo qua sopra. Ok. E poi ho fatto la stessa cosa con gli altri, solo che dal color ho fatto una piccola deviazione, diciamo, un piccolo cambiamento, in cui vedete che ci sono i livelli di rarità. Ho fatto che qua c'è l'iron ore, ho cambiato le coordinate dell'altezza, che è Y, e ho fatto che riempie non solo da qua fino a qua, ma che riempie da qua fino a qua sotto. Ho semplicemente abbassato una delle due coordinate, Y. E poi invece ho fatto la stessa cosa con il gold ore e il diamond ore, solo che il gold ho fatto da lì fino a non a qua, che c'era più o meno l'iron, più o meno qua, e me l'ho fatto fino a qua, così genera fino a qua l'oro, e poi fino a qua il diamante. Così da questo livello in poi si trova il diamante, e da quello lì, più o meno qua, si trova l'oro. Quindi sì, potete vedere che è un meccanismo abbastanza semplice. E se volete vedere come ho fatto fare questi combo qua, è semplice, basta mettere un repeat normale e poi un always active e chain, così quando passa questo qua, poi passa questo, poi passa questo, cioè in teoria passa da questo a tutti quanti perché sono tutti collegati. E sì, mi sa che di aver spiegato tutto. Questo qua è semplicemente mette riempie da qua fino sotto di aria, e così questi qua cadono giù e si può continuare a ricreare una nuova miniera. Quindi sì, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, che abbiate imparato a fare questa cosa qua. E sì, ciao a tutti! Ah, mi sono dimenticato di dirvi che questo è il mondo della mia nuova mappa, perché sto creando una nuova mappa. E questo qua è tutto il mondo, sì, faccio vedere un po' una preview. Comunque è una mappa puzzle che si chiama Zapple, perché non avevo idea di nomi, e che assomiglia a puzzle, Zapple. Comunque ci sono un po' di livelli da fare e c'è una texture che rende le cose un po' strane.